Un sole caldo ha accolto un discreto numero di visitatori al cimitero di Cartecchio di Teramo per la consueta visita dedicata ai propri morti. Riaperto per la ricorrenza l'ingresso principale del cimitero comunale con una transennatura di sicurezza per le lesioni causate dall'ultimo terremoto, il che ha fatto tirare un respiro di sollievo ai fiorai del luogo dopo il disastro commerciale dello scorso anno. Quest'anno sicuramente rispetto all'anno scorso è andato meglio perché considerando che giusto un anno fa stavamo praticamente con le braccia conserte e i negozi pieni di fiori perché il cimitero era chiuso e c'erano tutte le problematiche di chi doveva uscire di casa, era veramente da dimenticare. Sicuramente delle persone si sono viste, qualcuno è tornato, si sono impegnati a riaprire alcuni dei padiglioni meno danneggiati. Però i problemi continuano a starci, insomma, non è che Quali possiamo. sono state le critiche che lei ha sentito tra le persone che hanno visitato quest'anno il cimitero di Teramo? Allora, sicuramente tanti stavano male perché avevano le persone care nei padiglioni classificati E e quindi, diciamo, quelli più danneggiati e ancora chiusi. Molti si sono arrabbiati perché magari non riuscivano a ritrovare le tombe dei propri cari. Qualcuno ha contestato il caro fiore, ma quello ci sarà tutti gli anni, anche se noi siamo rimasti fermi con i prezzi a 10 anni fa, sinceramente. Quindi anche per noi è difficile, è stato un anno difficile. Per il resto penso che tutti contenti, sicuramente non ci saremo mai, noi compresi, All'amministrazione cosa chiedete? di starci accanto, sicuramente di starci accanto, perché il nostro periodo difficile non è finito. La giornata al cimitero di Cartecchio è stata ricca di eventi. Alle 10, solenne messa funebre, l'ultima officiata dal vescovo Michele Seccia, in partenza per Lecce, alla presenza del sindaco Brucchi e del prefetto Graziella Patrizi. E poi la struggente rappresentazione curata dal regista Silvio Araclio tra le antiche tombe monumentali. Recita per i giorni di quiete, letture sceniche e musiche per celebrare la vita parlando di La morte. morte è giusta, dice un poeta persiano. Ha la stessa maestà colpendo il povero e lo sciame. Ma sì, ma perché ti stupisci?